caloroso benvenuto dall'Alvia Recina da parte di Giacomo Florio e Enrico Maria Scattolini. Oggi la Maceratese ospita il Montefano per la 23esima giornata del campionato di eccellenza Marche, l'ottava di ritorno. Ciao Enrico, che partita ci aspettiamo oggi? Ciao, buonasera a tutti, una partita difficile perché il Montefano è la terza forza del girone, anche se fuori casa ha raccolto pochissimo, ma comunque ha il più forte attacco del raggruppamento. Si parte con Cirulli, gira indietro primo pallone per Pagliari, subito lancio lungo a cercare D'Ercole, chiude qui Candidi, sarà Sindic l'incaricato. Cross al centro, attenzione il pallone che sbuca buono, in qualche modo rimane lì, c'è una mischia, alla fine Pagliari libera, però fa ripartire con D'Ercole, atterrato da Alla, fallo secondo il signor Ferruzzi, fa rispettare la distanza Ferruzzi. È uno schema, va De Iulis direttamente in porta, risponde presente Rocchi, aveva calciato bene, pallone che però non si è angolato troppo, lancio lungo, libera Strano. Arriva Misin, quando l'arbitro dice che non c'è più tempo, manda tutti a bere un tè caldo, duplice fischio, 0-0 in questi primi 45 minuti, linea al secondo tempo. Si riparte con Alla a girare indietro il primo pallone di questo secondo tempo. Sarà fallo con le mani. Attenzione al pallone buono per Bonacci, in area di rigore, Bonacci va giù, calcio di rigore. Episodio che spezza la linea di questo match. Mamma mia. Un fallo laterale battuto in avanti da parte di Iulitti. Pallone che è ritornato nella zona di Bonacci, trattenuto, è andato giù. Calcio di rigore secondo Ferruzzi. Quando siamo arrivati al 31esimo minuto del secondo tempo, va Palmucci con il destro centrale. Palmucci, raso terra, aveva battezzato l'angolo alla sua sinistra. Qui Santarelli fa 1-0 per il Montefano, arrivati al 32esimo minuto della ripresa, è 1-0 Montefano all'Alvia Recina. Calciato centrale, il rigore di Palmucci, ha preferito non rischiare. Santarelli si era tuffato, è stato spiazzato. Attenzione a D'Ercole, tutto mancino, solita andatura, D'Ercole sterza in area di rigore, D'Ercole in area di rigore, D'Ercole ha cercato una giocata forse di troppo, qui D'Ercole, cross al centro di Misin, sbuca qui buono, attenzione all'errore di Moschetta, attenzione per Luigi, libera al destro, fa partire il destro, dosso contro Sindic, ancora il destro qui di Pierluigi, è andata più che bene a Rocchi, in qualche modo ha alzato il pallone sopra la traversa, occasione grossa, grossissima per Pierluigi. Non è finita, Pagliari, cross al centro, arriva buono, ha segnato la Maceratese, ha pareggiato, mancava un minuto, ha fatto gol la Maceratese su una mischia. Chi ha segnato? Ha segnato, ha pareggiato la Maceratese. Ha segnato, mi sembra, D'Ercole. È lui che è andato a riportare il pallone sul punto di battuta, di testa D'Ercole. Ha pareggiato su assist di Pagliari. Gol importantissimo. Bene, c'è una giustizia nel calcio evidentemente, no? Pucci, è uno schema a servire Iulitti. Errore grossolano di Iulitti. Quando non c'è più tempo, finisce qui 1-1 tra Maceratese e Montefano. Si chiude la partita con lo schema non riuscito su calcio di punizione. Gol arrivato del Montefano su calcio di rigore da parte di Palmucci. Ha pareggiato D'Ercole allo scadere di testa. È 1-1 all'Alvia Recina. Si ringrazia lo studio fotografico FotoSì di Mirko Isidori, da Giacomo Florio e Enrico Maria Scattolini. E tu. Siamo qui adesso con il DS della Maceratese Sfredda. Le volevo chiedere un punto arrivato oggi. Innanzitutto come ha visto la squadra e se forse si poteva portare a casa anche qualcosa di più. Ah, oggi già fai un applauso alla squadra perché di come eravamo messi, senza piangerci addosso, ma eravamo messi non benissimo. In campo c'erano due febbricitanti,
Uno stamattina, Casimiri, è rimasto a casa con il virus, però nonostante tutto abbiamo fatto secondo me una buona prestazione contro una squadra che ancora una volta si è confermata in salute, ben allenata, con una struttura importante e fisicamente più prestante di noi. Siamo a 7 risultati utili consecutivi, arrivati dopo l'inizio del girone di ritorno, una sola sconfitta arrivata alla 16ª giornata. Le volevo chiedere appunto se questa striscia, forse la posizione in classifica, non rende al massimo quello che la squadra sta dimostrando in questo momento. Sì, i pareggi non ti portano lontano. Io sono contentissimo e felice e contento della prestazione della squadra, da Gallo che non perdiamo. Abbiamo preso 3 gol nelle ultime 6 partite, 3 gol su palle inattive, dunque questo la dice lunga, ma noi continueremo, sappiamo che è lunga e che è dura e ogni partita sarà una lotta, e vedi anche i risultati odierni che confermano che questo campionato è molto molto difficile. Siamo qui con il mister del Montefano Mariani. Salve mister, volevo chiederle se questo pareggio arrivato in extremis da parte della Maceratese oggi era un risultato tutto sommato corretto per quello che si è visto in campo. Ma sì, alla fine, cioè, il concetto è che alla fine il risultato può essere anche corretto per gli episodi, però queste sono partite sporche che le vincono le squadre forti con l'episodio, e noi oggi l'abbiamo trovata, abbiamo fatto una, secondo me, una partita importantissima, perché a Macerata, almeno con la nuova squadra, diciamo, quella che è stata fatta dopo il mercato, nessuno era venuto qua a viso aperto a giocarsi una partita così, e noi abbiamo fatto questa partita perché il nostro DNA, perché alleno un gruppo di ragazzi forti, e sicuramente oggi ci ha dato quel risultato di dire ok, ci siamo, possiamo lottarla fino a fine, perché questo è un gruppo forte e sopperisce le assenze, sopperisce da tutto, perché il direttore e la società mi ha messo a disposizione una rosa veramente importante. Quindi sì, ci dispiace per il pareggio, perché ormai era fatta in quel momento lì della partita, solo un episodio poteva portarci a questo risultato, però dai, andiamo avanti con la consapevolezza, ripeto, di allenare una squadra veramente forte. A proposito di guardare avanti, il prossimo impegno in casa contro la San Giustese, che risposta si aspetta appunto adesso dalla sua squadra? Ma guarda, quello che ho visto anche oggi, quello che vedo tutte le domeniche, abbiamo pareggiato una partita dominando contro il Gallo, una partita stragiocata, stravinta, e poi dimostra oggi, da quello che mi dicono i risultati, che è andato a vincere contro l'Atletico Ascoli. Quindi abbiamo fatto una grandissima partita domenica, abbiamo fatto sempre bene, e dicono sempre che ci manca un po' rendimento fuori casa, probabilmente è vero, ma è vero anche che gli episodi non ci hanno mai girato un episodio a favore, quindi continuiamo a lavorare a testa bassa e con la consapevolezza, lo ribadisco per l'ennesima volta, di avere una squadra forte, un gruppo forte che può giocarsela con tutti.